Apriamo l'edizione di questa mattina con un'intervista, perché lunedì prossimo 6 giugno fino a mercoledì 8 giugno si terrà a Riccione, al Pala Riccione, il Festival del Fundraising, e noi ne parliamo con Stefano Malfatti, che da oltre 20 anni si occupa di management del no profit ed è presidente dell'associazione Festival del Fundraising, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi, bentrovati. Grazie per essere qui con noi. Allora, io prima di entrare nel dettaglio del programma ti chiederei che cos'è il fundraising, di che cosa si occupa questa disciplina e come è anche cresciuta in questi anni. Il fundraising sostanzialmente sono tutte le dinamiche, tutte le strategie che consentono al mondo del no profit di raccogliere attorno a sé e a sostegno delle proprie attività le energie che vengono dal pubblico. Noterai che mi concentro sul termine energie perché non voglio pensare solo al denaro. Quando ci si avvicina alla disponibilità delle persone nello stare accanto al mondo del no profit, alle sue cause che sono sempre plurali, rivolte alle persone, rivolte all'ambiente, rivolte alla comunità, ci si deve mettere nelle condizioni di trovare questa disponibilità non solo nel denaro ma anche nel tempo, negli spazi di visibilità e in quanto gli altri ci possono offrire. Ecco, il fundraising, la raccolta fondi è esattamente questa dinamica, cioè l'opportunità di andare ad intercettare questo tipo di disponibilità in un pubblico che segue queste cause. È un modo quindi, diciamo, anche per le associazioni, per chi appunto si ritrova in questo ambito, di farsi conoscere dalla società, dalla comunità. Esattamente, il primo passo è proprio questo, cioè avere una modalità di racconto che consenta al pubblico di capire a che cosa ci dedichiamo, quali sono le fatiche di tutti i giorni, quali sono le attività, quali sono i progetti. Il primo passo è sempre quello della conoscenza, come nei normali rapporti. Quando poi hai stabilito un rapporto con il tuo interlocutore, allora a quel punto sei in grado di capire lui cosa ti può offrire e tu cosa puoi dare a lui, perché se le persone si avvicinano a queste cause è anche perché hanno un'intenzione molto seria di stare vicino al bisogno di cui le tante organizzazioni in Italia si occupano. Possiamo dire, quest'anno si svolge la 15ª edizione del festival, che Riccione in qualche modo è diventato un po' una delle case, una, diciamo, dei luoghi del fundraising nel nostro paese? Guarda, l'anno scorso già siamo stati a Riccione, nei 15 anni di storia del festival abbiamo percorso. Siamo partiti in realtà da Castrocaro 15 anni fa, siamo approdati sulle rive del Garda qualche anno fa e dall'anno scorso siamo a Riccione. Devo dire che la Romagna ha per sensibilità, per stile, per modalità di incontro, vedi anche qua torna la parola incontro come dicevo prima in riferimento alle relazioni che si costruiscono, è fuori discussione che la Romagna ha una marcia in più in questo e fare il festival del fundraising, fare incontrare tutte queste persone, tutte queste sensibilità, tutte queste professionalità al centro della Romagna per noi ha un significato assolutamente particolare. L'anno scorso abbiamo già avuto un'accoglienza straordinaria da parte di questo territorio e confidiamo che anche quest'anno sia la location ma sia le persone che gravitano attorno al Pala Riccione, che sarà la sede dell'evento, sono assolutamente coerenti con lo spirito di incontro che il Festival del Fundraising vuole attuare e vuole promuovere. Che cosa ci aspetta nei prossimi giorni a partire da lunedì? Chi saranno i relatori, soprattutto gli appuntamenti, diciamo, gli imperdibili di questa edizione del Festival? Guarda, io faccio fatica a dirti cosa sia imperdibile un incontro rispetto a un altro. Quest'anno abbiamo scelto il tema del prendersi cura. Capirai che veniamo da 2 anni in cui pandemie, guerre, distanze hanno messo a dura prova ogni opportunità di incontro anche dei professionisti di questo settore. Quindi abbiamo scelto il tema del prendersi cura. E il prendersi cura intercetta prendersi cura di noi, quindi prepararci a che la nostra professionalità sia sempre migliore, prenderci cura degli altri. Gli altri per noi sono i nostri donatori, i nostri sostenitori, ma sono anche soggetti delle nostre attività, quindi chi si trova in una sfera di bisogno.
Nel programma ce n'è per tutti, c'è la formazione più tecnica, c'è la formazione più comunicativa, c'è la formazione, anche se non è solo formazione, ma c'è l'ascolto di storie che vengono dall'ambito nazionale, dall'ambito internazionale, ci sono voci plurali, ecco, senza dimenticarci che poi la tre giorni del programma non sono solo gli incontri, i workshop e le sessioni che ospiteremo, ma è anche la modalità di networking che inevitabilmente in questi tre giorni si stabilisce verso professionisti che trovano nel festival l'unica vera occasione di incontro durante l'anno. Ci sono nomi di prestigio, ospiteremo nella plenaria finale anche Mario Calabresi, che è noto scrittore, noto giornalista, che ormai si è affacciato su questo mondo dei podcast recentemente, lo accompagnerà Roberto Olivi, che è rappresentante dell'ambito della comunicazione di BMW, che è un brand assolutamente forte, all'avanguardia nell'attenzione verso il mondo del sociale. Aprirà l'evento Nives Meroy, che è un personaggio dal punto di vista sportivo, ma non solo, assolutamente eccellente, perché è una scalatrice che ha scalato insieme al marito tutti i 14.000 presenti sulla terra, quindi capisci che i profili sono tanti e sono plurali, per cui la cosa migliore probabilmente è andare sul sito e dare uno sguardo a tutta l'articolazione del programma. E rilanciamo allora gli indirizzi a cui trovare informazioni: il sito è festivaldelfundraising.it, c'è poi anche la pagina Facebook Festival del Fundraising in cui trovare tutte le informazioni. Stefano, volevo prima di salutarti chiederti due cose veloci. La prima, sì, spunti dalle tue risposte. Hai parlato di fare rete, questi anni ci hanno insegnato che anche per il mondo del terzo settore è davvero importante fare rete, è difficile che ogni associazione sopravviva da sola. Ecco, quanto è importante questo punto e in che modo viene anche declinato all'interno del festival e delle vostre attività? È fondamentale, guarda, io da oltre 30 anni che lavoro nel settore no profit e tutte le volte che professionalmente ho raggiunto degli obiettivi, raggiunto dei successi, è stato perché l'ho fatto insieme a qualcuno o perché l'ho fatto insieme a colleghi che hanno condiviso alcune attività, alcune strategie con me, o perché l'ho fatto con altre organizzazioni che stanno al fianco della mia organizzazione sul terreno del bisogno, vuoi che sia la disabilità, vuoi che sia la cura, vuoi che sia l'ambiente. Ecco, essere uno a fianco all'altro dà sempre grande autorevolezza a quello che stai facendo. Al festival questo lo abbiamo tradotto, spero che siamo riusciti a tradurlo, dando voce veramente a 360 gradi, non solo a tutti i tipi di cause, ma anche a tutti gli stili con i quali si approccia questo tipo di lavoro, quindi la comunicazione, la raccolta fondi, lo storytelling, il management, le strategie e quant'altro. E soprattutto tante delle sessioni non sono fatte da voci singole, ma da professionisti di organizzazioni diverse che si sono messi uno a fianco all'altro per riuscire a dare forza e a dare una spinta ulteriore ai contenuti di quello che stanno raccontando. Poi capirai, ci sono 1000 persone che arriveranno a Riccione, quindi 1000 persone inevitabilmente devono dialogare, devono stare le une a fianco alle altre. Devo dire che negli altri anni l'esperienza ci ha insegnato che poi a giovedì, quando il festival termina, tutti sono molto soddisfatti di aver ascoltato una pluralità di voci, anche le voci di chi magari ha fallito, perché ti dà lo stimolo di non ripetere quegli stessi errori.